L'11° vertice tra Egitto e Israele si è chiuso con l'impegno a riaprire le consultazioni per l'autonomia palestinese in settembre. La data verrà fissata dopo l'incontro che Begin avrà con Reagan l'8 del prossimo mese. È un magro risultato, ma è già tanto che lo si sia ottenuto. Era un anno che Sadat manteneva i rapporti tra i due paesi a zero, esattamente da quando, nell'agosto dell'80, il Parlamento israeliano si era annessa alla parte araba di Gerusalemme. Il momento politico è favorevole a Sadat, Reagan lascia trasparire una certa insofferenza per la pretesa israeliana di condizionare in maniera intransigente la politica americana in Medio Oriente. Inoltre, i contatti tra palestinesi, Arabia Saudita ed Egitto hanno reso possibile il cessate il fuoco in Libano. Infine, tra i paesi arabi si fa strada, sia pure in maniera tortuosamente orientale, un atteggiamento favorevole al riconoscimento di Israele. Il fatto che Begin non possa disinvoltamente accettarlo per motivi di politica interna non lo pone dalla parte della ragione. Tutto comunque si deciderà dopo l'incontro di Washington l'8 di settembre tra Reagan e Begin. Solo allora sapremo che politica l'America ha in serbo per il Medio Oriente. Per quanto forti siano negli Stati Uniti i gruppi di pressione ebraici, Israele non potrà che incassare le decisioni di Reagan, come quella di armare l'Arabia Saudita, anche se le ritiene contrarie ai suoi interessi.